scritto mi hanno fatto sentire la loro solidarietà e la loro stima. Ho ricevuto più messaggi questi giorni che quando che in altre occasioni, quindi mi fa piacere ringraziare tutti, spero di aver risposto a tutti, se no lo faccio da qui. Per risollevarsi da quella botta, soprattutto psicologica, perché mancare quell'obiettivo è grave. Cosa deve fare un allenatore, cosa deve fare una squadra? Non dico domani, ma in questi giorni. Bisogna guardare avanti, e perché questa è la vita, questo è lo sport, quindi bisogna proiettarci sulla partita di domani e darci dentro con grande determinazione, con tutte le qualità che deve avere una squadra che sa che deve affrontare intanto la prima della classe, perché la Juventus è meritatamente la prima della classe dello scorso anno ed è anche la favorita per quest'anno, secondo me. E poi perché la nostra stagione, come già ho detto nel recente passato, per quello che sì, la nostra stagione sarà una stagione difficile, quindi dobbiamo andare a caccia di punti salvezza, perché il nostro obiettivo è la salvezza. E siccome già la classifica è partita e noi siamo a zero in questo momento, dobbiamo darci dentro e proiettarci sul nuovo impegno e voltare pagina, non c'è nient'altro da fare. Ciao Francesco, a livello tattico, non ti chiedo chiaramente gli uomini che sceglierai, ma sei convinto di continuare con 3-5-1-1, l'innesto di Lazzari hai già capito che ti può portare qualcosa di in più, oppure ti riservi qualche sorpresa? Per domani? Sì, ma in generale, anche se vuoi ampliare il discorso. Allora, noi abbiamo un sistema che ci ha dato grandi soddisfazioni. Lazzari è un ragazzo che ci darà una mano, è arrivato da 2 giorni, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, penso che possa darci una mano indubbiamente. Più in generale io penso anche a qualcosa di diverso, perché debba essere aperto a qualsiasi tipo di soluzione e noi siamo in grado, ma ci lavoreremo sopra, di cambiare sistema di gioco o di fare degli aggiustamenti a questo sistema di gioco. Per fare un esempio, io penso che Muriel sia un ragazzo che può darci vivacità e qualità, tanto per fare un esempio. Però se era il Muriel che abbiamo visto a Bergamo, che abbiamo visto nelle prime 3 settimane di preparazione, che andava a 1000 all'ora, questo periodo purtroppo il ragazzo che ha sofferto di un problema per cui non ha più di 30-40 minuti sulle gambe e non è neanche brillante come era 20-30
25 giorni fa, ma il mio obiettivo è quello, uno dei miei obiettivi è quello di riuscire anche a giocare con due attaccanti, perché laddove c'è la qualità bisogna impegnarsi per poterla sfruttare. In questo momento il ragazzo è indietro, ma uno dei miei obiettivi è anche quello, per fare un esempio. Poi mi piacerebbe anche, dovrò lavorare anche sulla difesa a 4. Insomma, adesso che il gruppo è quello, fino a gennaio si può, nei limiti del possibile di una stagione nella quale giochi con tantissima continuità, cercare qualche soluzione diversa. Salve mister, adesso c'è la Juve, poi ci sarà un'Europa League molto anche stimolante, con avversari tosti però affascinanti, un campionato molto equilibrato, le giovani da lanciare, quindi sono quasi più gli stimoli che non c'è neanche tempo per il rammarico. Forse questo può essere un lato positivo per andare avanti dopo questa botta. Sicuramente bisogna, come dicevo prima, guardare avanti, e gli impegni e gli stimoli e le motivazioni non possono mancare, perché volevamo la Champions e abbiamo preso un girone da Champions, anche se in Europa League. Il campionato non aspetta nessuno, quindi bisogna guardare avanti, bisogna guardare avanti e darci dentro, c'entra. L'amarezza è grande perché per uno come me, che non è venuto qua per far carriera, anzi come dire, siccome mi piace da morire restare qui, e non ho il mio obiettivo, il mio sogno era quello di essere l'unico allenatore che portava l'Udinese in Champions, perché Spalletti l'ha portata ai preliminari, ma in Champions ai preliminari li ha fatti il Cosmi, se non sbaglio, no? E quindi essere quello che per primo, e forse per l'unico, non lo so, spero di no, ma comunque per primo riusciva ad accompagnare la squadra nei vari passaggi, per me era un motivo di enorme soddisfazione, perché per me a questo punto della mia carriera, a questo punto, con gli anni che ho sulle spalle, conta di più la storia che la carriera, conta di più la gloria che il denaro. E siccome io ho sposato questa famiglia, perché non è vero che io sono stato snobbato dalle grandi squadre, non è vero. Se volevo andare in palcoscenici più importanti, potevo andare via lo scorso anno, o comunque trattare per andare via lo scorso anno, così come quest'anno. Ma io ho sposato qui, io voglio stare qui, e siccome sono ambizioso, mi piaceva essere quello che accompagnava l'Udinese nella storia.